Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Video. Gali lo aveva detto dal palco di Sanremo, con parole che hanno scatenato la censura dei vertici Rai e lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla libertà di espressione e sul comunicato letto da Mara Venier durante Domenica In. Poche ore dopo è toccato al Parlamento unire ciò che Sanremo aveva diviso. Pensiamo che sia necessario che questo Parlamento si esprima per un immediato cessate il fuoco umanitario. Ci sono volute le riformulazioni, un lungo lavoro di rima sui testi e un complicato meccanismo di astensioni incrociate per ottenere il risultato. Ma alla fine il via libera bipartisan al cessate il fuoco chiesto dal PD è arrivato. Con 129 voti a favore da parte dei deputati d'opposizione e 159 astenuti sui banchi della maggioranza, è passato il punto più importante della mozione presentata da Elly Schlein, con la premessa, voluta dalla Premier, che il governo si impegna anche a sostenere ogni iniziativa volta alla liberazione degli ostaggi. Ci sono delle riformulazioni, qualora venissero accettate mi rimetterei all'Aula. Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno condotto in prima persona la trattativa per trovare una mediazione, scegliendo di giocare di sponda sulla partita più difficile, per fermare il conflitto in Medio Oriente, in sintonia tutte e due con la linea sempre più critica degli Stati Uniti. Quello che stiamo vedendo sul popolo palestinese è una punizione collettiva, è una risposta del tutto sproporzionata, che anche l'amministrazione americana definisce esagerata e che oggi il ministro degli esteri italiani definisce sproporzionata. E proprio le parole del ministro degli esteri nel solco della Casa Bianca sono state il primo segnale, la conferma che c'erano i presupposti per trovare una mediazione almeno sullo stop al conflitto. Dove andate coi due popoli e due stati se non promuovete il riconoscimento dello Stato di Palestina? Al riconoscimento dello Stato di Palestina, chiesto anche dalla mozione del PD, la maggioranza ha detto no. Su quello e su molti altri punti restano le distanze. Il governo ha dato parere negativo ad uno dei nostri impegni, chiedeva di adoperarsi in ogni modo perché sia impedita ed evitata l'offensiva su Rafah. Fabrizio, riparto.